Gianni Morandi, dobbiamo fare luce, il titolo della canzone. Noi intanto mettiamo la sigla perché comincia il Fans Club, ma soprattutto perché Gianni finalmente oggi è qui con noi. Beh, sono molto contento di essere qui. Ma anche noi siamo molto contenti che tu sia qui, sono contenti anche tutti i fan che ti stavano aspettando fuori dalla radio, non volevano più lasciarti entrare in studio. Ho promesso che mi sarei fermato dopo, solo che magari... Ma no, è una bella giornata di sole, possono aspettare tranquillamente. Aspettare. Come stai, Barbara? Benissimo, bene. E tu come stai? Tu? Io sto bene. Ma io bene, bene, dai, sto girando un po' in qua e là. Eh sì, sei stato in Puglia, sei stato a Napoli, sei stato a Cagliari. Stamattina era a Cagliari, ieri sera abbiamo avuto questo incontro per presentare sempre queste nuove canzoni, questo nuovo disco. E quindi eccoci qua anche a Radio Bruno, non posso mancare io, Radio Bruno. Assolutamente no, grande amico di Radio Bruno, Gianni, che ci ha portato questo album che facciamo vedere, d'amore, d'autore, filo conduttore, l'amore, otto grandi autori che hanno scritto in questo album, tra l'altro anche molto diversi tra di loro. Come ti sei trovato, Gianni, a interpretare canzoni di autori così diversi? Ah, è bello proprio il lavoro dell'interprete, cercare di far diventare tua una canzone che... l'ha pensata un altro, l'ha concepita un altro, e, insomma, qui ci sono veramente otto maniere diverse di scrivere e ho dovuto metterle tutte assieme e farle diventare comunque un disco di Morandi, se era possibile, insomma, si sentono le varie atmosfere, no? Levante è diversa da Simoni, Ligabue è diverso da Fossati, Ermal Meta è diverso da Giuliano, però insomma... riascoltando tutto insieme mi sembra che poi anche con il lavoro dell'arrangiatore di Luciano Luisi siamo riusciti a dare una certa compattezza, ecco, a tutto il lavoro. In Dobbiamo fare luce, che è scritta da Ligabue, canti che forse siamo ancora in prova, sta lì forse il segreto, non dare mai nulla per scontato in una relazione? Secondo me sì, ma anche nel nostro lavoro non diamo mai niente di scontato. Nella nostra vita quotidiana con il nostro compagno o la nostra compagna è uguale, insomma, bisogna sempre essere mai sicuri di tutto, mettersi sempre un po' in discussione. E nel lavoro uguale, perché ogni volta si ricomincia e si cerca di imparare qualcosa di nuovo, di andare avanti, insomma, di proseguire un percorso che parte da lontano per quello che mi riguarda, cercando delle cose nuove, se no uno smette, sta a casa, si mette a guardare la televisione, ascolta Radio Bruno, si mette una copertina sulle ginocchia e via. In che modo tu ti rinnovi dopo più di 20 anni con Anna? Dove trovate gli stimoli nuovi ogni giorno? Beh, devi sempre fare qualcosa che non si aspetta. Devi stupirla. Beh, insomma, stupirla ormai è più difficile, però insomma non essere mai... Poi voglio dire, quello è stato un incontro veramente molto fortunato da tanti punti di vista. Cominciamo a ragionare uno con la testa dell'altro e quindi ci si conosce molto bene, troppo bene. E quindi... voleva venire anche lei oggi. Sarebbe stato bello. Sì. Ormai è una star lei, una star. È una web star. Una web star, ormai fotografa, sì. Provetta e poi comunque, insomma, ormai... conosce tutto il meccanismo anche del mio lavoro. Beh, portacela, prima o poi. Tra l'altro abbiamo girato uno speciale che andrà poi in onda su Canale 5 di un'ora su questo nuovo disco, dove proprio ci siamo anche noi in casa che parliamo del disco litigando un po', polemizzando. E lei si è prestata a fare questo gioco. Ogni tanto vediamo che compaiono anche delle foto su Facebook dove tu l'aiuti in cucina, eccetera. Beh, quello succede, è normale, quello nella, sì? Vita, nella vita di una coppia è così, dai, perché tu devi stare lì seduto e aspettare che faccia tutto lei, o viceversa, insomma. Ma è partita proprio da una foto di te in cucina, scattata da Anna, tutta questa storia di Facebook e delle foto praticamente quotidiane. Beh, con quella foto lì si è data un'accelerazione particolare, creando curiosità su questo, anche perché la gente forse non pensa che, non so, uno fa il cantante che stia sempre sul palcoscenico, pensa... che ne so, che sia sotto le luci, che sia in te. Invece poi c'è la vita quotidiana, la pasta che facciamo, il ragù, che ne so,
il lavare i piatti, vabbè. C'è anche la lavatrice, come si? Sì. La lavatrice, la lavastoviglie, come posso dire? Anche la lavastoviglie, sì. Comunque, dai, bello, bello. Io metto molte cose quotidiane. Tra l'altro interessa molto di più questo al pubblico che non sapere se ho fatto un disco, se faccio un programma televisivo, se faccio un tour. Vabbè, quelle sono di conseguenza. Senti, dopo 60 anni, visto che prima quando sei entrato hai detto parliamo di calcio, io ammetto la mia ignoranza nel calcio, dopo 60 anni l'Italia non andrà il prossimo anno per la prima volta dopo 60 anni ai mondiali, come hai vissuto stare, da tifoso? Ho sofferto. Cosa non ha funzionato Gianni in questa nazione? Ah, questo non lo so, ognuno ha la sua da dire. Io ti dico solo che ho sofferto molto, che ho visto sempre tutti i mondiali, molti mondiali li ho visti anche da vicino, perché gli ultimi 3 o 4 insomma andavo a vedere le partite, sono andato in Germania, sono andato, però ecco, pensare che al mese di giugno ci sarà una tristezza qui in Italia, tutti a vedere le partite, giocano tutti e noi non ci siamo. Gianni, ci mandiamo la nazionale cantanti a giocare in Russia, facciamo sicuramente più bella figura. Ma non lo so, questo no, però insomma è stato un grande dolore. Ma credo che sia così per molti italiani. Eh sì. Allora, senti, noi sentiamo un'altra canzone da questo album che è ultraleggero, la canzone l'ha scritta Ivano Fossati. Portala in Vespa da Milano a Pechino, è una frase che si sente appunto nella canzone che stiamo per ascoltare. E come ci si comporta, Gianni, quando arriva l'amore? Ma l'amore ti prende sempre di sorpresa, quindi Fossati ti consiglia di prepararti, di essere e poi ti dice: non ti mettere a parlare di calcio e di politica, perché le donne vogliono qualcos'altro, e quindi portala in Vespa, portala in aereo, portala in giro per il mondo, ma non rompergli le scatole con i tuoi ricordi lontani. Leggerezza. Allora sentiamo la canzone ultraleggero, Gianni Morandi qui su Radio Bruno. Ultraleggero, Gianni Morandi qui a Radio Bruno. D'amore d'autore il titolo dell'album, la canzone è stata scritta da Ivano Fossati. Ivano che si è ritirato 5 anni fa dalle scene, diciamo così, musicali. In questi giorni abbiamo sentito parlare anche di un possibile ritiro addirittura di Buffon dal mondo del calcio a fine stagione, anche Valentino Rossi. Te è mai capitato di pensarci? Anche Albano ha annunciato. Anche Albano, è vero, è vero. A te è successo, ti è capitato? Ogni tanto mia moglie me lo dice, ma quanto vuoi andare avanti? Perché poi ci cominciano a perdere colpi, dico, ma non so. Io ho visto un concerto dei Rolling Stones che andavano con delle schegge, sono più vecchi di me, allora dico, prova ancora un po'. Ma appunto, sei un ragazzino, anzi tra 2 settimane compi 73 anni e io non ci posso credere mentre lo dico, no. Perché ti vedo con almeno 20 anni in meno, anche certo, come energia, come no, spirito. Come no. No, io me li sento gli anni, però mi piace molto questo lavoro, è difficile staccare. Non so come ha fatto Ivano, gliel'ho anche chiesto, dico, ma Ivano, ma ci hai ripensato? No, sto bene. Così. Però mai dire mai, ha detto. Non si può mai sapere. Ci fermiamo un attimo allora perché c'è la pubblicità, ci risentiremo tra pochissimo con un'altra bella, bella, bella canzone di Gianni Morandi che ascolteremo cantata insieme a Claudio Baglioni per i Capitani Coraggiosi, tra poco qui su Radio Bruno. Eccolo qua, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones nella versione dei Capitani Coraggiosi, Claudio Baglioni, Gianni Morandi. Fu un tour, ci raccontava Gianni poco fa, molto intenso, molto impegnativo, ma pieno anche di soddisfazioni, immagino. Sì, è stato veramente una delle più belle esperienze della mia vita di cantante, di musicista. Mi fa venire in mente un altro grandissimo tour che feci con Lucio 30 anni fa, 28 anni fa, la stessa intensità, la stessa forza, qui ancora di più, perché Baglioni poi era molto esigente, aveva impiantato uno spettacolo veramente perfetto, preciso. Con Lucio giocavamo di più, erano anche altri tempi, c'era comunque un'amicizia diversa con Lucio, insomma. Però ecco, anche questa è stata una grande esperienza. Senti, nel tuo percorso artistico, Gianni, ci sono stati anche momenti, diciamo, bui, non è sempre stato tutto meraviglioso. Come no? E come... Ci sono sempre. Servono anche quelli, tra le altre cose, sono importanti anche quelli. Ma io credo che la vita di ogni persona sia così, no? Gli alti e i bassi si avvicendano, se no... Quando uno è molto felice o molto sereno, deve aspettarsi che poi passi, arriva una piccola tempesta, poi passa anche quella, torna il sole, è tutto un
è una cosa, non c'è mai niente di uguale, di scontato, di successo continuo o di salute continua o di gioia continua, insomma, è la vita di tutti che è così. Io avevo avuto una lunghissima pausa, più del normale, però ho avuto la fortuna di ricominciare, quindi siamo qua. Beh, adesso siamo di nuovo in pista e pensiamo al 2018, perché il 22 febbraio parte da Jesolo con la data zero il tuo nuovo tour. Da un'occhiata ho contato tipo 19 date, cioè una cosa proprio senza sosta. Ma è più difficile, più faticoso fare un tour o la maratona di New York? E anche per fare la maratona di New York ci vogliono chilometri e chilometri di allenamento, sempre se uno la vuol fare ad un certo livello. E il tour è una prova nuova, sai, 2 anni fa eravamo insieme con Baglioni e magari ci davamo una mano, ci sostenevamo. Qui sono da solo, naturalmente avrò dei musicisti, degli altri artisti sul palco, però insomma non lo so, una canzone dietro l'altra per... lì almeno ogni tanto cantava Baglioni, no? Prendevi fiato. Prendevamo, e anche lui a sua volta prendeva fiato. Si è arrivata una telefonatina di Claudio, che quest'anno condurrà Sanremo ed è direttore artistico. Se ti chiamasse ti dice: Gianni, vieni con me, vieni a fare un giro a Sanremo, cosa dici? Ma sai, Claudio ha sempre delle idee nuove, quindi non lo so se gli piace ripetere le esperienze. Non so, magari adesso sta pensando al cast, quello dei cantanti in gara, dei giovani, e quindi forse ci penserà, sarà una cosa che viene in un secondo tempo. Per ora ci siamo sentiti, ci siamo scambiati delle opinioni, anche gli ho detto: allora com'è sta situazione? E lui ha detto: oh, non mi aspettavo che fosse così impegnativo. E poi ha già fatto delle scelte drastiche, perché ha eliminato l'eliminazione, poi ha allungato le canzoni, ha dato più spazio alla musica, non vuole più la serata delle cover, insomma gli lascia un'impronta. Poi sicuramente farà un grande festival. Staremo a vedere. Intanto sentiamo un'altra delle canzoni che compongono il nuovo album di Gianni Morandi, D'amore d'autore. Tra poco Gianni ancora in diretta con noi. E adesso lo sentiamo con la canzone scritta da Tommaso Paradiso, Una vita che ti sogno. Una vita che ti sogno, Gianni Morandi, canzone scritta da Tommaso Paradiso. Ti ha regalato un bel pezzo, l'abbiamo ascoltata tutti e tre in cuffia e ci piace veramente tanto. Sì, è ispirato, secondo me. Non sono quei pezzi fatti su misura, con solo della tecnica, c'è della passione, c'è del cuore. Mi piace molto, la canto volentieri. Credo che potrebbe diventare il secondo singolo. Sono d'accordissimo, stavo per proporlo. Sono d'accordissimo. Beh, allora comunque... siamo d'accordo. Beh, allora vedi, ti abbiamo dato lo spunto giusto. C'è un album nuovo, bellissimo, una storia musicale però che dura da più di 50 anni e adesso è da portare, come dicevamo qualche minuto fa, sul palco. Hai cantato qualcosa come 600 canzoni d'amore nella tua carriera. Adesso come le scegli le canzoni per un live? È difficile, certo ci sono dei titoli che la gente ha voglia di sentire, di cantare magari, e poi la parte bella dei concerti è anche quella di ricantare le vecchie canzoni insieme. Per fortuna ci sono anche delle nuove canzoni e gradualmente metterò dentro insomma 3, 4, 5 canzoni nuove in uno spettacolo di 2 ore, 2 ore e mezza, ci stanno insomma. Ricordiamo ancora che il tour partirà con la data zero a Jesolo il 22 di febbraio. Io ricordo alcune date, sono soltanto alcune, ripeto, perché il tour è molto intenso, molto lungo. Sarai a Rimini il 24 febbraio, il 26 a Montichiari in provincia di Brescia, poi 5 marzo Firenze, 7 marzo Livorno. A Bologna quando ci siamo? Il 24, quasi alla fine, 24 marzo. 24 marzo. Esatto. Giusto per ricordarne alcune, poi naturalmente trovate tutte le date anche sul nostro sito internet. Gianni, le tue canzoni hanno messo d'accordo 3 generazioni, possiamo fare anche 4 ormai con quella che stiamo per ascoltare. Com'è nata questa cosa insieme a Fabio Rovazzi? Ti ha telefonato lui, non so com'è successa questa cosa. Ma io avevo messo sulla mia pagina Facebook, e lì è complice è Facebook, è un pezzo della sua Andiamo a comandare. Avevo messo un pezzettino di video, è forte questo qui, chi è, da dove viene? E lui mi ha chiamato dopo un mesetto, diceva: canteresti una canzone con me? Dico: ma non lo so, ma che canzone? Ma ci pensai, c'ho un'idea. Poi non l'ho più sentito.
Io stavo girando il film L'Isola del Pietro, la fiction che poi è andata in onda, e alla fine quest'anno, verso aprile, dice: sai che ho l'idea, ho la canzone, tutto, te la voglio far sentire. Allora Anna ed io siamo andati a Milano e ci ha fatto sentire la canzone, poi lui è riuscito a coinvolgere anche lei, cioè si è inventato che io, ecco, tu devi dire che non la fai e che poi nasce questo rapimento e via di seguito. Così io mi sono divertito, non tutti erano d'accordo sul fatto che io lavorassi con Rovazzi, però a me ha divertito molto, mi è sembrato un ragazzo molto sveglio, molto simpatico, molto, e l'idea mi è piaciuta molto, insomma. Poi, insomma, poi il successo indiscutibile c'è stato, è stato uno dei tormentoni, proprio possiamo dire, dell'estate. Una poi, cosa al veramente volo... il video era forte. Molto divertente anche. Prima di salutarci, visto che hai parlato, accennato all'Isola di Pietro, il tuo ritorno, insomma, a recitare dopo tanto tempo, con grande successo, tra le altre cose, visto il successo che ha avuto in TV fino a qualche settimana fa, appunto, pensi che ci sarà anche una seconda? Dovremmo fare il seguito, sì, perché è andata molto bene, ce l'hanno chiesto, ma vediamo, adesso penso al tour però. Ok. Benissimo, grazie Gianni di essere stato con noi, Barbara, è stato veramente grazie. Un piacere, torna a trovarci quando vuoi. Ma io certamente vengo e qui e mi sento a casa. Insomma. Sei a casa. No? E porta anche Anna. Beh, la prossima volta viene. Dai, volentieri. Va bene. Vi aspettiamo. Grazie. Grazie a Gianni Morandi, sentiamo insieme a Fabio Rovazzi questa canzone che è Volare, qui su Radio Bruno.